stato di crisi attualmente della riabilitazione dell'ospedalità privata per un dato molto preciso, fondamentale, che in questo momento sulla riabilitazione della provincia di Salerno, in base ad alcuni decreti fatti dalla regione Campania, Morlacca e quant'altro, c'è una riduzione dei posti letto e delle prestazioni. Con tetti di spesa e quant'altro, in questo momento abbiamo un disagio sulla privata e sulla specializzazione, che sarebbe la riabilitazione all'RSA, molto grave, con un'eventuale perdita di posti di lavoro attualmente. Questo è una CGL CISL UIL, ma precisamente già la CISL ha fatto alcune note alla Regione Campania, dove dovrà instaurare dei tavoli tecnici e cercare di risolvere il problema. Il problema molto grosso è che pensiamo che il governatore della Regione Campania attualmente, il Vincenzo De Luca, possa risolvere insieme a noi, insieme ai sindacati. Lo stato di agitazione? Lo stato di agitazione è necessario. Noi già l'abbiamo indetto sull'azienda ospedaliera universitaria, inoltrando una lettera al prefetto, e sarebbe necessario anche per l'ASL Salerno, poiché i lavoratori dell'ASL Salerno vengono presi in giro da chi nomina commissari, i quali mettono in discussione accordi sottoscritti, vengono presi in giro da chi ritiene che i diritti fondamentali delle persone possano ancora trovare delle deroghe nella discussione, vengono presi in giro da coloro che ritengono che i lavoratori non debbano partecipare ai processi di riordine e riorganizzazione, mentre sono gli unici portatori di interessi veri a tutela dei lavoratori e dei cittadini.